Il progetto Memoria Indelebile dell'Istituto di Storia e di Arte del Lazio Meridionale si iscrive in un quadro molto più ampio dettato da un progetto regionale, iniziative per la costruzione di una memoria storica del Lazio, ed riguarda la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza nel Lazio Meridionale. Due fenomeni ovviamente contemporanei, perché l'uno sta dentro l'altro, e che hanno toccato dolorosamente quello che noi definiamo il Lazio meridionale, cioè la regione a sud di Roma, in un periodo ben preciso della Seconda Guerra Mondiale, il grande evento che è stata la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'8 settembre, lo sfondamento dell'esercito italiano e l'occupazione della penisola da parte dei tedeschi, un po' dappertutto ci sono fenomeni di resistenza all'occupazione tedesca. La gran parte dell'esercito si scioglie, come sappiamo. Però sia militari che civili in più parti insorgono e cercano di resistere al tedesco. Casi famosi come appunto Porta San Paolo a Roma sono il prodromo di iniziative che poi diventeranno sempre più consolidate nel corso dei mesi, anche perché cominceranno a nascere, soprattutto in alcune aree dove il territorio si prestava, quelle cosiddette bande partigiane. Queste bande partigiane e quella che è il fenomeno della resistenza più in generale, come ho già detto, si iscrivono all'interno della Seconda Guerra Mondiale, che tocca queste terre. Nel luglio c'era stato lo sbarco in Sicilia, gli alleati erano riusciti a prendere tutta la Sicilia e a sbarcare in Calabria, avevano fatto lo sbarco a Salerno, si progettava addirittura uno sbarco nelle zone di Roma, cosa che avverrà nel gennaio del 1944 ad Anzio. Gli alleati risalivano lentamente la penisola per tanti motivi. Uno, perché i tedeschi avevano accettato la strategia di Kesselring e non quella di Rommel. Rommel prevedeva di ritirarsi nell'Italia settentrionale, mentre Kesselring voleva contendere palmo palmo il territorio italiano, e cose che appunto, come ho già detto, venne accettata. E per questo i tedeschi utilizzarono diverse linee di resistenza per cercare di fermare il più possibile le strabocchevoli forze alleate, tanto che riuscirono poi a consolidare una testa di ponte tra Gaeta, Formia e Ortona, e fu la famosa linea Gustav, che toccava, aveva proprio come suo epicentro Monte Cassino, Cassino e la sua montagna con il monastero benedettino di Monte Cassino. Si viene lì ad attestare una linea di difesa verso la fine dell'autunno, e che resisterà fino al maggio successivo, l'autunno del 43 resisterà fino al maggio del 44, e dietro questa linea si viene a dislocare un potente esercito tedesco. Soltanto nella zona che comprende il Lazio meridionale pare che ci fossero circa 250 milioni complessivamente tra prima linea, riserve e reparti vari che erano dislocati in tutto il territorio. Non c'era paese che non ci fosse un reparto tedesco e dei propri alleati, a cui alcuni battaglioni italiani, ma anche truppe che provenivano dall'est Europa, ucraini, bielorussi, polacchi, gente che cioè si era schierata con i nazisti militando o nelle Waffen-SS oppure addirittura nei reparti autonomi appoggiati all'esercito tedesco. Era una presenza strabocchevole che occupava capillarmente l'intero territorio. A partire proprio dal dicembre ci sono diverse offensive nell'area del Cassinate, si parla di quattro offensive del Cassinate, che abortirono dopo l'altra, a gennaio, febbraio, marzo e poi maggio. Solo quest'ultima fu vincente perché appunto vennero impiegate truppe specializzate in montagna, ma dico su questo torneremo, perché nel frattempo bisogna parlare appunto di quella resistenza che comincia a profilarsi in un primo tempo negli ambienti militari e politici. Era personale politicizzato, sostanzialmente erano tre o quattro forze, i cattolici che non avevano dimenticato il Partito Popolare, non avevano dimenticato, c'era cioè un'importante esperienza politica, c'erano sacerdoti ma anche laici, dirigenti del Partito Popolare che avevano taciuto nel ventennio ma che ora si cominciavano a riorganizzare. I comunisti che stavano alla macchia perché erano scappati un po' dappertutto, erano stati sì liberati nell'estate. All'agosto, furono gli ultimi a essere ben estratti dalle terre di confine, ma erano un po' marginali perché appunto non erano molto popolari. E poi qualche elemento socialista o repubblicano che appunto cominciavano tutti insieme ad agitarsi ed arrivarono a costituire
bande e gruppi politici. Gruppi politici importanti sono quello di Alate dei Cattolici, quello dei comunisti che aveva 2 o 3 centri di presenza. Importante è quello di Pagliano con Giannetti, che è in contatto con i castelli romani, con l'area prenestina e con Roma, soprattutto con i GAP romani. E questo gruppo costituisce una banda armata che interviene in più occasioni. I cattolici facevano soprattutto a partire dall'area, ma non solo dall'area fiorentina, anche sparsi, facevano soprattutto resistenza dal punto di vista politico, cercando appunto di non irritare i tedeschi, i quali già di per sé provvedevano a tenere sotto controllo la popolazione e soprattutto a creare situazioni difficoltose con le requisizioni forzose di animali, di uomini che venivano impiegati poi sul fronte di Cassino per la costruzione delle fortificazioni. E poi c'erano alcune personalità sparse. Altri nuclei comunisti si vengono a creare tra Frosinone e le campagne di Ripi, e poi ci sono appunto. C'è una resistenza spontanea della popolazione. Sulle montagne si formano gruppi di uomini più o meno organizzati, più o meno armati, che cercano di sfuggire alle requisizioni tedesche, ai rastrellamenti tedeschi. Anche nelle campagne ci sono uomini nascosti, sempre soggetti però appunto a queste requisizioni tedesche. E soprattutto alle requisizioni non tanto soltanto degli uomini quanto degli animali, perché servivano per l'alimentazione di questo potente esercito tedesco che era schierato nell'area del Cassinate. E, si arriva anche alla costituzione di un CLN provinciale a partire dal gruppo di Alatri, che è rappresentativo di tutte le forze, e anche di gruppi di militari che sono più o meno presenti e più o meno collegati con il centro romano guidato da Montezemolo. Episodi eclatanti non ci furono perché, come dicevo, qui c'era una capillare presenza tedesca, anche se ci sono stati scontri, soprattutto nel mondo contadino, che tentava di difendere il proprio patrimonio zootecnico. Però ci sono stati anche attentati qua e là. Dopo la prima ventata del settembre-ottobre, dovuta a elementi spontanei ex militari, ci furono soprattutto attività di requisizione delle armi, di organizzazione di piccoli gruppi, di piccolo sabotaggio, chiodi a quattro punte, oppure una delle attività forse più importanti era quella di rigirare i cartelli che venivano messi dai tedeschi per dare indicazione alle truppe, per cui invece di mandarli a Cassino li mandavano a Sora e così via. Quindi c'era una piccola attività spontanea che fu estremamente importante perché serviva a dislocare, a distogliere dal fronte una serie di persone. Tutta questa attività è stata però un po' rallentita, soprattutto con l'inizio del nuovo anno, perché cominciò la guerra pesante. Già c'erano i bombardamenti, ma a partire dalle offensive del gennaio, del febbraio, del marzo e poi del maggio, culminate appunto con quella di maggio, ci furono pesanti bombardamenti, no? Da quello di Palestrina, che ha portato alla scoperta del Tempio della Dea Fortuna che stava sotto le case antiche, ma anche per esempio Fiorentino fu bombardato più volte perché era il luogo di passaggio della via Casilina, per cui il quartiere dove appunto che era attraversata la via Casilina fu più volte bombardato, come Frosinone è stata più bombardata dopo Cassino dalla provincia di Frosinone perché era il capoluogo di provincia, c'era un campo di aviazione utilizzato da Luftwaffe e c'era un acquartieramento tedesco di persone che stavano di accampamenti che stavano nella zona e poi era luogo strategico perché Frosinone è un luogo di incrocio delle strade verticali, la via Casilina, e orizzontale, la via marittima, quella che collega gli altipiani d'Arcinazzo con Terracina. Quindi c'era una densa attività di bombardamenti e quando ci fu poi l'offensiva finale del maggio, ci fu la guerra, ma non fu una guerra combattuta fortemente. Ci sono stati episodi nell'avanzata delle truppe alleate, ci furono episodi, ma erano dovuti a quel velo di resistenza che i tedeschi sparsero per tutto il Lazio meridionale. Perché tentarono di salvare il grosso della forza per evitare la strozzatura di Valmontone.
nel gennaio c'era stato lo sbarco ad Anzio, che era fallito perché l'obiettivo era arrivare a Roma. Il generale comandante delle truppe, un attendista, non seppe cogliere il momento, per cui Kesselring riuscì ben presto a tamponare questo sbarco. Però con l'offensiva di maggio i tedeschi si resero conto che potevano essere accerchiati, perché il gruppo di Anzio, se si fosse indirizzato verso Valmontone, avrebbe potuto strozzare l'arretramento delle truppe tedesche. Allora queste truppe vennero sganciate attraverso varie strade, soprattutto quelle di montagna, cioè utilizzando gli altopiani Arcinazzo e Subplegense, per arrivare nel Reatino, nella Sabina, e da lì poi dispiegarsi oltre Roma sul fronte del Lazio settentrionale, dell'Umbria e delle Marche, per tentare un'altra via di resistenza, che poi in realtà, come sappiamo, si spostò sugli Appennini con un'altra linea di difesa, ma quello è un altro discorso che a noi non interessa. Però i tedeschi si difesero, Valmontone fu praticamente rasa al suolo, perché i bombardamenti alleati furono altamente distruttivi, in quanto temevano un arroccamento tedesco in quella zona. Ci fu questo velo di resistenza da parte di aliquote di truppe, tra l'altro anche lasciarono indietro tutti quelli che erano feriti leggermente, per i quali appunto cercavano di rallentare l'avanzata attraverso una piccola resistenza, che per le tecniche di combattimento messe in piedi dagli alleati significava una sosta. Nel momento in cui questi si trovavano di fronte a un nido di resistenza, si fermavano, procedevano a massicci bombardamenti, attacchi di carri armati, questo significava rallentare l'avanzata, anche perché, come ho già detto, l'esercito alleato è un esercito pesante, è un esercito, cioè, motorizzato, quindi su carri armati. Non poteva procedere sulla linea ferroviaria, che era stata sabotata, le strade erano strette, la stessa via Casilina era stretta per questi mastodonti che erano i carri armati americani, i ponti non reggevano il peso, tanto è vero che molti vennero sostituiti dai ponti Bailey, e quindi tutto questo faceva pensare ad una ha fatto sì che l'esercito alleato avanzasse lentamente, anche perché spostare un esercito così potentemente armato significa spostare anche le riserve, quindi possenti sistemi di trasporto dovevano sostenere l'avanzata che veniva fatta lentamente. E comunque nel giugno, alla fine del maggio e primi di giugno, tutta la provincia è liberata. Il 4 giugno, come sappiamo, Clark, mettendosi alla testa delle truppe di Anzio, arriva a Roma, e nello stesso giorno si completa la liberazione della parte meridionale della provincia di Roma, la Campania romana, e le città della Sociaria Superiore, della Pianura Pontina, vengono liberate appunto in quegli stessi giorni, e ci sono stati anche importanti combattimenti. Come sappiamo, lo sfondamento è dovuto alle truppe del corpo di spedizione francesi, cosiddetti marocchini, perché erano per lo più truppe di neri, arruolati nel Nord Africa e nel Senegal, che riuscirono a sfondare sui Monti Lepini, anzi sugli Aurunci, salendo appunto le ripide pendici del Flammera e del Petrella, riuscirono a sgominare le difese tedesche e addirittura a passare alle spalle della linea Gustav, della linea di difesa tedesca, minacciando la cosiddetta linea Hitler, cioè una seconda linea che i tedeschi avevano eretto nella zona di Ponte Corvo. E questo ha determinato appunto il collasso dell'esercito tedesco, che dovette arretrare, e così ci furono poi anche potenti momenti molto forti di combattimenti, come a Monte Cassino, dove furono i polacchi a sostenere l'assalto all'abbazia. In questo frangente i Comitati di Liberazione Nazionale, che avevano sì un po' di armi, ma non avevano truppe armate, non avevano consistenti bande, svolsero un ruolo estremamente importante. Cioè si occuparono i municipi, innalzarono le bandiere del Regno d'Italia, e costituirono le prime giunte di amministrazione locale, che poi entrarono in contatto con l'amministrazione alleata. Il famoso Charles Poletti, questo oriundo italiano che era stato nominato governatore
dell'Italia liberata, e quindi procedettero alle primi provvedimenti di tipo amministrativo che poi portarono alla riorganizzazione politica dell'Italia. È stata un'importante pagina di storia, anche se limitata per pochi mesi, anche perché ci sono stati non solo episodi di guerra, la questione delle cosiddette marocchinate, cioè le donne che furono violentate dai marocchini, truppe marocchine, in realtà sappiamo che sono per lo più nordafricane e senegalesi, la riorganizzazione civile, il grosso problema dell'alimentazione, che venne risolto soltanto a partire dal 45, cioè c'è una serie di argomenti a corona di quello che noi definiamo passaggio della guerra, che sono anche importanti in sé per sé e che appunto vanno studiati. Il nostro progetto non vuole entrare nella ricostruzione della guerra, è stato fatto già sia la guerra che gli altri episodi collaterali. Qualcuno ancora deve essere illustrato, per esempio lo scompaginamento del movimento fascista, che qui esisteva, ma per modo di dire, perché in realtà, come dice lo stesso Brigatto Fascista, lui non contava niente, chi comandava erano i tedeschi. La questione appunto dei trasporti, la bonifica dei campi, sia dalla malaria che fu indotta non solo dai bombardamenti e quindi dall'acqua che ristagnava nelle buche, ma soprattutto nella parte pontina, dal fatto che i tedeschi fecero saltare la bonifica. Di fatto per alcuni anni la pianura pontina è stata di nuovo riallagata e soltanto a partire dal 46-47 si è cominciato a ricoltivare la bassa pianura. E quindi c'è una serie di argomenti che andranno ancora approfonditi, però diciamo sostanzialmente molte cose sono state dette e scritte sia sul piano della storiografia generale che sul piano della storiografia locale. Il nostro progetto è costruire un dossier che serva per illustrare questi argomenti, mettere a disposizione di chi volesse conoscere, approfondire, studiare, utilizzare questo materiale per la didattica o per la sola informazione, e si dispiega su diversi fronti. Da un lato ci sono le pubblicazioni a stampa che sono raccolte in questo gigantesco database, e dall'altro gli archivi, l'indicazione su dove trovare, reperire materiale ancora inesplorato negli archivi pubblici e privati della nostra zona. Infine ci sono, a corollario di tutto questo, alcuni documenti come queste interviste che servono per dare una testimonianza diretta da parte di coloro che hanno studiato questo periodo sulle ricerche fatte, sui loro lavori e quindi introdurre in modo un pochino più, come dire, dialogico l'argomento.